Ciao Paolo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, torniamo un po' a questa partita di Cosenza, una partita sicuramente difficile perché insomma quando le squadre sono in fondo alla classifica e noi ne sappiamo qualcosa, insomma quando giochi in casa dai tutto per vincere, però secondo me avete fatto comunque un discreto primo tempo e nel secondo tempo avete raggiunto il risultato, peccato per l'espulsione di Ramos che forse ha un po' condizionato il vostro finale di partita. Ma sicuramente sapevamo che andavamo in un campo molto difficile e lo sapevamo già dallo scorso anno e che non era una partita facile e noi siamo stati bravi soprattutto a rimanere in partita il primo tempo e cercare di fare gol, così non è andata, però sapevamo che se si rientrava con la giusta cattiveria, la potevamo addirittura ribaltare perché io ero consapevole che io quella partita l'avrei vinta. E peccato che a 20 minuti dalla fine siamo rimasti in 10 e in quel momento, nel senso, ci siamo abbassati un po' e loro sono stati molto bravi e noi ancora di più perché siamo riusciti a portare via un punto che è un punto importante. Rispetto a questo appunto i minuti finali siete rimasti molto compatti, siete riusciti praticamente a non concedere quasi nulla. Sì, siamo rimasti molto compatti, questa è una cosa molto importante perché sono state molte palle, molti cross, molti angoli e quindi sono situazioni difficili e invece siamo stati bravi a mantenerci insomma belli compatti e portare a casa un punto che non è stato facile. E come ho detto prima, sicuramente se rimanevamo in 11 io ero convinto di vincerla quella partita perché eravamo superiori, come secondo me abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, perché poi abbiamo subito qualcosa, però era normale perché loro davanti hanno giocatori rapidi. Però, ripeto, prendiamoci questo punto fuori casa in un campo molto difficile. Ascolta Paolo, ora si avvicina a questo grande derby, rispetto all'anno scorso poi chiaramente però è una partita diversa da affrontare diversamente perché l'anno scorso a livello psicologico sicuramente eravate messi meglio perché la situazione di classifica era nettamente migliore. Ecco, è una partita, un match anche in chiave salvezza da interpretare in quel senso lì? Ma io non voglio parlare di salvezza, voglio insomma pensare che noi siamo una squadra forte e bisogna risalire questa classifica come ho già detto tempo fa. E penso che noi sabato dobbiamo dare il 100% come abbiamo dato dall'inizio del campionato, però sappiamo tutti insomma i tifosi e noi stessi quanto tengano a questa partita e vogliamo insomma riprenderci quello che abbiamo perso a Pisa con questa partita, che sabato sarà una partita simile e soprattutto che siamo in casa nostra e sappiamo tutti che sono punti importantissimi per la classifica e per lavorare meglio. E senti Paolo, c'è anche un po' di sete di rivalsa per quel ricorso dell'anno scorso che in qualche modo ha un po' condizionato il vostro campionato, perché da quel episodio purtroppo arrivarono due sconfitte che un po' pregiudicarono il vostro cammino. Ma sì, ci aveva dato un po' di fastidio che loro dopo la sconfitta fecero questo ricorso, però penso che non bisogna pensare al passato, bisogna pensare solo a sabato e cercare di vincere in tutte le maniere perché giochiamo in casa nostra e noi vogliamo vincere e uscire da questa situazione prima della fine del girone di andata. Paolo, si può dire che sei diventato un traino della squadra, come ti fa sentire vestire la fascia del capitano e soprattutto cosa ti spinge a portare questo spirito, perché si vede anche in partita che sei tuo a volte per tenere i ragazzi? Ma so che è un ruolo molto importante e sono contento che mi è stato dato questo ruolo, però è normale che noi più vecchi, io, Claudio, Luca e altri, dobbiamo insomma
aiutare questi ragazzi più giovani, che alcuni sono anche alle prime esperienze, e sappiamo tutti che siamo una squadra molto giovane, però vedo che i miei compagni sono giocatori molto già, sono già esperti da giovani, perché l'hanno dimostrato anche venerdì sera, insomma, quando rimani in uno meno conta anche l'esperienza, e loro l'hanno messa in campo nonostante erano ragazzi giovani. E niente, adesso ripeto, sabato abbiamo questo compito importante, nonostante siamo una squadra giovane, tutti sanno il valore, insomma, di questa partita, e bisogna essere bravi nonostante la squadra giovane, riuscire a portare a casa questo risultato e uscire da questa situazione. Studio Serenic, Maggiore, sono Marchisa, sono tutti ragazzi che stanno facendo vedere tanto in questo campionato, anche il Capellas meglio, ci aveva già fatto vedere molto lo scorso anno. Cosa ne pensi di questi paesi? Ma sì, come ho già detto prima, a partire da Gudi Onsen, che l'anno scorso era stato impiegato pochissimo, quest'anno insomma sta trovando anche lui i meccanismi della squadra, sta iniziando a capire tante cose che sicuramente l'anno scorso ha faticato anche un po' di più, però ripeto, sia lui come tanti altri, Giulio, Aaron, non mi vengono in mente tutti, però ripeto, sono ragazzi che stanno dimostrando che possono fare una carriera importante. Paolo, come ti senti questo ruolo di regista? Insomma, l'avevi già fatto l'anno scorso, lo interpreti chiaramente con le tue caratteristiche, insomma, è una cosa che ti piace? Sì, è un ruolo che ho già impiegato, penso, in tutte le squadre che ho giocato in questi ultimi 6-7 anni, e quindi non è un ruolo nuovo, e mi piace molto perché è un ruolo che tocchi molti palloni, sei sempre nel centro del gioco, e niente, ovviamente in queste situazioni che manca Matteo, Luca, siamo un po' più corti a centrocampo, bisogna adattarsi anche noi, nel senso giocatori più esperti, a mettere in campo insomma tutte le qualità a servizio della squadra. Vi sentite riusciti dal periodo nero? I risultati chiaramente ti confortano, perché se i risultati tutti in 7 partite sono un segnale. La classifica non è ancora bellissima, insomma. Ma sì, la prima parte di campionato abbiamo faticato un po' perché avevamo insomma delle idee un po' diverse, e non per la sfiga, perché non mi piace dire queste cose, però non ci stava girando molto bene, e in questa ultima parte di campionato, nelle ultime 6-7 partite, abbiamo dimostrato che adesso siamo una squadra più compatta, e sono convinto, sì, come hai detto te, la classifica non è bellissima, però io ripeto, sono sicuro che usciamo da questa situazione, perché vedendo anche le altre partite noi ci esprimiamo molto bene rispetto alle altre, e sono convinto che risaliremo. Se comunque ti chiedessi un'opinione sul mercato di gennaio, chiaramente è sempre delicato, ma voi avete creato comunque un equilibrio all'interno dello spogliatoio, insomma, secondo te se dovesse essere fatto qualcosa, cosa sarebbe? Ma io, guarda, sono cose che giustamente non voglio esprimermi, perché non riguardano me, c'è il direttore che è molto bravo su questa cosa, e sono convinto che se c'è da fare qualcosa a gennaio lo farà. Noi la cosa che bisogna pensare adesso è arrivare in una posizione di classifica buona, dove deve stare lo Spezia, e poi in base a quello il direttore lavorerà. Senti, tuo fratello, che l'hai sentito dopo risolvere la titolare, sì, contro la Fedanese, che è la seconda squadra della città, insomma, ce ne parla molto bene. Sì, mio fratello era molto contento, perché per lui era la prima partita titolare 2 settimane fa, e infatti anche la sera prima ci siamo sentiti, ho cercato di aiutarlo un po', e niente, dai, sono contento che è partito bene, hanno vinto subito, e come è stato domenica, che stavano perdendo una partita 2-0 e poi in 10 minuti sono riusciti a ribaltarla. Insomma, dai, vediamo adesso quello che gli prospetta il futuro.
Paolo, scusami, tornando al derby, cosa temi maggiormente del Livorno e cosa invece pensi dovrebbe, i punti deboli della squadra toscana? Ma io penso che le partite di Serie B sono tutte difficili, partiamo da questo presupposto, perché la prima può perdere con l'ultima, l'ultima può vincere con la prima. E cioè io non temo niente, penso solo che se noi andiamo in campo con la convinzione che so io e conosco i miei compagni, che partiamo forte allo stadio, la vinceremo. Se invece noi giustamente non ci esprimiamo al meglio, rimaniamo e lasciamo sempre la partita in bilico, è un derby e questo può essere pericoloso, perché la Serie B fino all'ultimo minuto può succedere di tutto. Quindi noi bisogna essere bravi a partire subito forte e fargli capire che noi oggi vogliamo vincere e basta. Parlavamo di questa classifica, ma questo campionato è veramente equilibratissimo, perché noi siamo 16 ma la seconda 22, quindi 6 punti sono praticamente nulla. Questo dimostra appunto, come dicevi tu, questo equilibrio, la possibilità di vedere risultati strani, parte il Benevento forse che sembra lanciato, ma anche loro poi sono incappati magari in sconfitte pesanti. Ecco, come lo vedi in generale, forse è ancora più equilibrato degli anni scorsi? Ma sì, ne parlavo anche tempo fa con i miei compagni, è un campionato molto equilibrato, a pensare insomma che siamo tutte lì attaccate, fai 2 vittorie, vai nei playoff, perdi, vai. Quindi c'è anche una cosa bella, perché tutte le squadre sono sempre lì a lottarsi un posto, una posizione, insomma è bello anche per questo. E ripeto, noi all'inizio ci è girata male anche su questi aspetti, mi viene in mente tipo col Perugia, con Benevento, partite che insomma abbiamo perso punti che avevamo quasi in mano. E sicuramente il Benevento è lassù anche per questo, perché poi giustamente ha le qualità che dei giocatori, sono una squadra più esperta, forse tante cose. Noi metti caso andavamo più all'arrembaggio perché volevamo vincerla, volevamo, e il Benevento si trova anche la situazione forse anche per quello. Però ripeto, io sono fiducioso con i miei compagni e sono sicuro che usciremo. L'ultima domanda che ti faccio invece è proprio su questo, hai detto anche tu all'inizio, c'era questa volontà del mister di provare un certo tipo di modulo molto offensivo, che poi pian piano è stato corretto, però è stato importante anche quello che ha detto il mister, cioè che è un po' stata confrontata con la squadra questa cosa, cioè vi siete messi a quattro occhi per modo di dire. Ma sì, era un modo di esprimerci che già avevamo l'anno scorso con Marino, e quest'anno forse anche la squadra un po' più giovane, e un po' più di, forse all'inizio c'era stato un cambiamento e abbiamo subito delle cose che adesso non succedono più, e adesso siamo una squadra più compatta, e lo dimostrano insomma anche questi ultimi, quest'ultimo mese e mezzo, due, che siamo diversi nel modo di esprimerci. Ma anche il gruppo ha dimostrato di essere compatto, sì, sì. Ha seguito il mister in tutto e per tutto. No, questo sì, giustamente noi andiamo in campo lavorando, noi andiamo in campo su quello che ci dice il mister e cerchiamo di riportarlo il sabato, perché giustamente ci lavoriamo tutta la settimana. Grazie Paolo, grazie. Arrivederci.